una prova di maturità. Com'è andata? Cosa avete scelto? Io ho scelto il tema scientifico, tecnico-scientifico che parla di clonazione e sono abbastanza impegnato, devo dire, ho dato il meglio che potevo. Io anch'io ho scelto la tipologia B, ho fatto saggio breve sulla solitudine in ambito artistico-letterario. È andata abbastanza bene perché quest'anno abbiamo fatto autori facilmente collegabili. Come mai questa scelta? Perché, boh, sinceramente è un tema che affronto anche nella mia tesina, quindi secondo me era abbastanza facile per me esprimere le mie idee perché ci avevo già pensato prima. Ora, per il futuro, cosa vi aspettate? Università, andrete a lavorare? Io ho intenzione di andare all'università, probabilmente mi iscriverò a chimica a Roma e vedremo. Lavorare si spera, speriamo di trovare qualcosa. Anche io università ho fatto il test al Politecnico di Torino per ingegneria biomedica e dovrei averlo passato e poi a settembre provo medicina e Va veterinaria. bene, ho scelto la tipologia A, Bassani, Giardino dei Filzi Contini. C'era un brano e bisognava fare l'analisi del testo e poi un'interpretazione. Come mai questa scelta? Perché sembrava quello più facile. Ora per il futuro cosa ti aspetti? Cosa sceglierai? A Genova, Scienze Internazionali e Diplomatiche. Io ho scelto il tema sulla creatività, ho fatto un saggio breve. Io invece ho scelto il socio-economico, sempre saggio breve. Io ho l'analisi del testo. Come mai Allora, questa? io ho scelto la tipologia B, quella del saggio breve, con l'ambito storico-politico, quello sull'importanza delle masse nell'ascesa dei totalitarismi al potere. Ti aspettavi queste tracce? Sì, abbastanza, perché è l'80° anniversario della legge razziale in Italia, 70° anniversario della Costituzione italiana. C'era anche una tipologia D, quella del tema di ordine generale, e appunto era sulla Costituzione. Sì, erano delle tracce. E la tipologia A, quella dell'analisi del testo, parlava sempre dell'antisemitismo, quindi sì, erano abbastanza. Quale prova temi di più? Quella di matematica sicuramente, perché è complicata, non sempre, ci sono degli esercizi di livello base, comunque 6 ore puoi sempre stare lì su quella prova lì, non è Com'è semplice. andata? Che traccia hai scelto? Ho scelto l'artistico letterario, e ho messo tutti i documenti e non lo so, vediamo come, se piacerà ai professori, però a primo impatto direi che è andata bene. Ti aspettavi queste tracce? Mi aspettavo quella sulla Costituzione, che sapevo già che non avrei fatto, però quella artistico-letteraria mi aspettavo qualcosa di più complicato, quindi meglio delle aspettative. Ora, cosa ti metterà in difficoltà delle altre prove? Forse quella di domani d'inglese, perché anche lì dipende dalle tracce che usciranno. Sono molto tranquilla per l'orale e terza prova vedremo. Ho scelto saggio breve, tipologia B, e l'ambito era la creatività. Ti aspettavi queste tracce? Ma io sinceramente ieri non ho guardato niente, quindi non sapevo cosa poteva uscire, quindi per me andava bene qualunque cosa. Ora, qual è la prova che ti metterà più in difficoltà? Boh, penso l'orale, non lo so, comunque vedremo.